Dobbiamo mettere un po' di menta. Valle che scivolano verso il basso. Date la tartina a Maria Soli. Mi fa sentire la carta? Sì, come no? Sì. Serve la carta. E diamo la nostra saponetta. Questa è meravigliosa perché è già arrotondata, perché altrimenti ci sono saponette che sono spigolose, no? Come le nostre. Come le nostre. C'è anche le gobbe. Che come caccia capelli. Anche le gobbe, esatto. Più spigoli ci sono, più difficile creare un guscio omogeneo, ok? Quindi se prendete una saponetta che è spigolosa, con pela patate, arrotondatela. E gli scattini del sapone li buttate via, mettete in acqua a proporzione 1 a 5 e si diventano automaticamente gel di sapone. Okay? Ok, questa però è già bella arrotondata, non dobbiamo fare niente. Quello che dobbiamo fare con la nostra lana è andare a creare una trama, perché questa, vedete, è in realtà una lana cardata, quindi è esattamente così, giusto pettinata e colorata come esce dalla pecora. Se voi prendete quello bianco, che è proprio naturale, naturale, e lo annusate, prova un po', prendi proprio il salsicciotto, annusalo, sa proprio di pecora. Giuro! Adesso, dopo il pino, il cembro, vedete, no, c'è anche il pelo di pecora, olio senza il pelo di pecora. Il rettangolino con le fibre tutte in un verso, fate un altro rettangolo, ricoprite la stessa superficie ma con le fibre nel... Poi dopo, a un certo punto, vediamo che le fibre iniziano a uscire fuori dal calzino. Vediamo quando si ricassina la lana si lega fa. Si lega con la canna, va con l'inno, ma si lega anche con il suo calzino, ok? E poi lì cominceremo a lavorarlo a mano. Adesso dove facciamo togliere, ci accorgiamo. Quando vedi che le fibre, vedrai che a un certo punto iniziano a uscire fuori l'arancione, il verde, vuol dire che la lana sta inglobando il calzino. Vuol dire che la forma la presa. E che il calzino non ti serve più, perché il calzino ci serve solamente per all'inizio cercare di mantenere la forma compatta come avevamo creato all'inizio quando la lana ancora non era filtrata, altrimenti rischiamo che noi lo mettiamo dentro e quello si scioglie. Adesso avrete ciotola coppia, acqua calda e acqua fredda. Vi ho portato anche i guanti, non ce li ho. Ce li hai? Tu sei ricordata la coperta, tutto, brava, come l'altra volta. Troppo? No, mi scivola dalle mani. Sì, non vanno a toccare. Ho potuto dire di peggio, invece sono stata molto, mi sono trattenuta. E vabbè. Come sono concentrata abbastanza sui lati, vero? Sono molto carino. Questo è questo qua, mi piace il colore del salto. Vedi, 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 anche la sì, anche quelli là sono belli, certo. Ma tu è double face. Double face. Oh, scusa, sono quelle, come si chiama? Territori tipo nel Colorado, no? Che hanno queste rocce così arancioni con il